Universo digitale è il tema di questa edizione di Conoscenza in Festa, desiderio, metodi e nuovi saperi. Quali sono gli spunti, suggerimenti che l'Università di Udine spera di poter trarre e anche di poter restituire al territorio su questo tema? Beh, il tema evidentemente è un tema estremamente attuale. Diciamo che in particolare nell'ambito di Conoscenza e Festa ci sarà un evento che si chiama, come al solito, diciamo, i Magnifici Incontri, in cui ci saranno ben 250 persone che discuteranno su questi argomenti, e sicuramente da lì verranno delle sollecitazioni a livello non solo universitario ma trasferibili anche al territorio. In più, naturalmente, con l'attività di Conoscenza in Festa che pervade la città per 3 giorni, molte delle attività saranno proprio dedicate alle diverse forme che l'universo digitale può assumere, quindi ci saremo non solo noi ma tutti quegli altri operatori, diciamo, di questo enorme mondo, dando delle indicazioni che possono essere queste: in un mondo che sta cambiando vorticosamente, vogliamo essere i primi a capire come cambierà e quali sono le indicazioni che possiamo dare, essere pronti a non subire il cambiamento ma a cavalcarlo, a governarlo. Quindi si andrà dal blogger di fama, diciamo, globale, fino alla rappresentazione delle digital humanities. E ovviamente come lo faremo? Lo faremo con il solito sistema, cioè invadendo la città. Faremo trasformare la loggia Lionello in quella che è la loggia dell'innovazione, la piazza San Giacomo nell'arena del sapere, e un po' praticamente restituiamo alla città, nella città, quelle che sono le nostre attività. Naturalmente un'altra iniziativa estremamente importante è quella delle cosiddette botteghe del sapere. Noi abbiamo trovato un grande entusiasta collaborazione con i negozi del centro, e ben 27 di questi negozi verranno popolati dai nostri ricercatori, che parleranno ovviamente non solo dell'universo digitale ma con una serie di attività che sono ad esso connesse.